Natale di follia nella Salerno in festa. Due episodi di cronaca hanno scosso il torpore delle festività natalizie. Vigilia di Natale macchiata dal sangue in piazza Flavio Gioia nel cuore della City, dove un 19enne è stato accoltellato da un coetaneo per non aver rispettato la fila per andare in bagno in un noto locale in piazza. Alla base del grave gesto di violenza un futile emotivo che stona con l'atmosfera di calore natalizio del capoluogo. La vittima dell'aggressione è stata accoltellata alla schiena, forse con un punteruolo, e si è subito accasciato a terra tra lo stupore generale, mentre l'aggressore si è subito dato alla fuga confondendosi tra la folla. Sulle sue tracce si sono messe le volanti della questura di Salerno, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Il 19enne accoltellato se l'è cavata per fortuna con 5 giorni di prognosi, ma l'episodio poteva assumere contorni più seri. Sempre nel giorno della vigilia di Natale si è consumata un'aggressione ai danni di due vigilesse che in via Roma, nel cuore della movida, avevano invitato alcuni gestori di locali ad abbassare la musica e di clienti ad evitare gli schiamazzi. Di qui l'aggressione alle due vigilesse. Alcuni avventori hanno prima inveito contro di loro, poi hanno rovesciato il contenuto delle bevande che stavano consumando sulle due poliziotte. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di altre pattuglie della polizia municipale.